Dall'inizio mi ha mosso sempre il rispetto nei confronti di tutte le persone coinvolte in questa storia, ma su tutti i punti di vista. Le storie che raccontiamo adesso al Latino sono tante, quindi mi riferisco sia alla parte manicomiale che alla parte legata alla lotta armata, quindi all'Angelo Azzurro, che insomma sappiamo cosa significa per la città di Torino, ma anche poi insomma l'eroina o l'AIDS, insomma, e quindi la malattia. Fin dall'inizio le difficoltà le ho trovate, alcuni contingenti, cioè anche banali, se vogliamo, ovvero dovevo raccontare una storia di alcuni anni fa, molti dei protagonisti non c'erano più. E come si racconta una storia dove mancano i protagonisti? Questo è stato il primo problema. Poi l'altro è stato oggettivamente raccontare una parte di Torino, quindi la lotta armata dell'Angelo Azzurro, come si fa. Non l'avevo mai fatto, ho iniziato a incontrare le persone, avevo già cominciato anni prima personalmente a informarmi su che cosa Hai toccato un tasto che è esatto. difficile da gestire Devo anche quello. dire che tutto sommato molti sono stati disponibili, qualcuno non se l'è sentita di partecipare. Spero che oggi, vedendo il film, si sia pentito di questa mancanza di partecipazione, però insomma, anzi, a questo proposito, guarda, sono veramente ci tengo a ringraziare Francesco Duzzi, che purtroppo non è qui per avermi aiutato. Questa è comunque la sua prima intervista in video. Si ha partecipato a un libro scritto dal sindaco Novelli, tra l'altro adesso mi sfugge purtroppo. Però ecco, veramente senza alcune persone sul contrario non avrei potuto farlo. Parlo proprio delle persone, Cardinali esatto, precisi parlo della storia, poi che ti hanno ovviamente, orientato, sì, diciamo. appunto, uno è Francesco Duzzi, la famiglia Berlanda ovviamente, in particolare la persona di Alice Berlanda che mi ha aiutato in tutti questi anni. E poi ovviamente insomma, ci sono chi era dietro le quinte. Insomma, la produzione, la Forlab, che hanno creduto nel progetto nonostante quello che andavamo a raccontare. Sì, perché non è semplice. Quindi insomma, difficoltà ci sono state, però con l'impegno non ho mollato fino alla fine.